partiamo dall'inizio e non dalla fine, perché sarebbe troppo facile. Questa formazione ha stupito tutto. Ma si dà una serie di situazioni, credo che il fatto di far rifiatare un po' Rubin mi sembrava una parte dovuta. Galoppa non stava bene in settimana, quindi ci stava Oliveira che si allena sempre al 100 all'ora, quindi per me era una garanzia. Besea, come ha detto i tuoi colleghi, ma ti ha rischiato Besea? No, non ho rischiato Besea, Besea si allena bene e in questo momento mi stava dando più garanzie di Toninelli, che stava sentendo la fatica di queste partite. E poi era giusto, secondo me, mettere Mizzetto, che stava in forma, che quando è entrato sia a Brescia e l'altro giorno, domenica scorsa con la Tira, aveva fatto il suo contributo, era il momento del rischiarlo. Mazzarani, mi aspettavo che facesse una bella gara, e quindi diciamo che è stata una serie di situazioni che ha fatto sì che di dare un po' di freddezza a questa squadra, che la vedevo un po' sotto tono. E allora adesso possiamo andare alla fine. Dopo il 2-0, dopo il doppio di Mazzarani, l'ho vista chiamare il pubblico per applaudire la squadra, l'ho vista veramente cercare di coinvolgere il Bragi. Sì, perché era una partita delicata e per tanti versi, dopo una partita anche controllata sull'1-0, succede questa disgrazia, che quando ci arrivano in porta ci fanno gol con disattenzione, ma più che disattenzione vorrei vedere se fallo o meno su Provedel, ma dopo arriva sulla testa di Galloppa, che si sorprende e la lascia sul piede di Giorgi. E l'1-1, e quindi la situazione è un po' complicata, ma la squadra con molta consapevolezza ha continuato a cercare, consapevole che era un uomo in più che si poteva creare. E Mazzarani è stato molto bravo, ma soprattutto l'arbitro, che ha visto quello che doveva vedere, cioè ha fatto quello che doveva fare, però siccome nelle prime giornate del campionato dentro l'area avversaria non c'era mai capitato di fischiare un rigore, anche se c'erano state delle situazioni un po' complicate, questa volta ha visto bene due volte e ci ha permesso questa vittoria. Non è un caso che una squadra vinca tre partite di minuti finali, perché a livello caratteriale c'è qualcosa di importante. Ma la squadra che vuole, è normale che tante volte ti trascini un po' il passato e quindi certi fantasmi li vedi e quindi tante situazioni di paura ti vengono e non ci permettano di giocare con una certa scioltezza, che il risultato ti possono permettere di fare. Quando tu vedi che costruisci tanto durante tutte le partite e non riesci a ottenere risultati, è normale che ti arrivano tutti questi fantasmi. Ma la squadra spinge, la squadra crede, la squadra vuole. E oggi, come gli episodi dentro l'area avversaria non ci avevano penalizzato in qualche modo, a favore di una squadra che crea così tanto, e ci sono stati, ben sai che c'erano delle situazioni nelle quali l'arbitro poteva tranquillamente fischiare il rigore, era rigore, non l'ha visto, ma questa volta il primo non l'ha visto lui, così l'ha visto il guardalini, e questo meno male, su stanco, e il secondo l'ha visto bene, infatti anche i suoi compagni del reparto dell'Ascoli diceva, cioè non è possibile che abbia fatto un rigore così, era evidentissimo, si è sentito pure il rumore dalla panchina di come l'ha preso Mazzarani. Ecco, a proposito di Mazzarani, forse lei è la persona che meglio può interpretare le sensazioni che prova un attaccante dopo tanto tempo che non segna, finalmente a buttarla dentro. Ma lui è stato molto bravo, molto freddo, perché la situazione non era semplice. Si è caricato la squadra alle spalle e ha preso questa palla, bravissimo. È chiaro che il Mazzarani, dopo questi rigori o prima di questi rigori, io voglio molto di più da lui, pretendo molto di più, però il fatto di aver fatto due gol sicuramente deve mettere il turbo, e quindi io spero che questa settimana mi faccia vedere ancora di più di quanto ho visto fino adesso. Aveva pensato di sostituirlo in un momento della partita? No, non avevo pensato di sostituirlo, perché pensavo che lui poteva essere quel giocatore che, ma come lui, come Mizzetto, non ho mai pensato di sostituirlo. Stavo vedendo la situazione, stavo vedendo Besea che aveva ricevuto un colpo su una palla ferma e l'arbitro non ha visto, e stava subendo questa situazione. Stavamo vincendo e pensavo di mettere dei minelli, magari di contenere un po' di più, ma invece la partita si è riaperta con l'1-1, allora ha deciso di mettere dei minelli.
Forse non è un caso che è rientrato Čonek e nonostante ci fosse Popescu che non aveva mai giocato, Mazzarati è tornato su livelli altissimi, la difesa non ha mai rischiato nulla, è lui veramente l'uomo che cambia gli equilibri di dietro. Non a caso gioca una nazionale nazionale, ma non una nazionale qualsiasi, una nazionale che si qualifica per l'Europeo, che fa parte di quel gruppo e è normale che un valore aggiunto per noi, non a caso l'ho dato la fascia di capitano. Ma la sera militare, non è che dico, secondo me si continua così, a giugno lo salutiamo e lo vedremo in Serie A. Popescu come è andato? Popescu molto bene, lui mi dava la possibilità, sicuramente meno spinta di quanto mi può dare Rubin, però mi dava la possibilità di giocare con uno fermo nella linea difensiva e lasciare andare un po' più a Calapai, cosa che è successo alla grande, perché Calapai è stato quello che ha fatto ammonire per seconda volta Canini. E ha fatto benissimo, ha fatto veramente il suo, credo che possa dare molto di più. Penso che lui debba dare molto di più, però quello che ha fatto l'ha fatto veramente. Fabio?